Bentornati a Detto Fatto. Ciao da Valentina e da mio figlio Michele. Oggi creeremo insieme delle maschere di animali con i piatti di carta. Iniziamo? Sì. Primo passaggio: prendiamo dei piatti di carta e li giriamo al contrario. Quale animale vogliamo fare oggi? Il panda. Un panda. Allora, per fare il panda abbiamo bisogno del cartoncino nero come questo, per fare gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca e il ciuffetto del panda. Una volta preparati tutti i pezzetti che servono a comporre il panda, passiamo ad attaccarli. Mi aiuti? Sì. Ok. Una volta incollate tutte le parti, passiamo a ritagliare i forellini per gli occhi. Una volta fatte le aperture degli occhi, manca soltanto il supporto per mantenere la nostra maschera. Questa è la nostra maschera finita. Si possono fare tantissimi animali, vero Miki? Sì, come l'ippopotamo, il cavallo, il pappagallo e la papera. È divertente, provateci anche voi. Vi aspettiamo alla prossima puntata di Detto Fatto. Ciao da Valentina e da Michele. Ciao ciao.